Quando le persone sono generose, dalla tragedia nascono grandissimi gesti di solidarietà e Sabino Palma ha saputo dare tantissimo nella vita e noi vogliamo insieme a sua moglie e ai suoi nipoti ricordarlo oggi intitolando l'ambulatorio della prevenzione di Fondazione ANT a Sabino Palma che è stato nostro delegato qui a Pesaro. Purtroppo il Covid ha portato tantissime tragedie, anche questa, ma Fondazione ANT ha saputo andare avanti, i nostri medici, i nostri infermieri, i nostri psicologi hanno continuato anche durante il periodo di Covid a portare assistenza e aiuto alle persone. Questo ambulatorio è fondamentale per due motivi: uno, perché in questo ambulatorio noi mettiamo i PIC, i cateteri venosi centrali per i nostri pazienti, oltre a metterli naturalmente a domicilio, ma facciamo anche prevenzione. Io vorrei lanciare un appello oggi insieme ad Anna: l'ambulatorio ce l'abbiamo intitolato a Sabino Palma, ma se vogliamo ancora ricordarlo con questo spirito di solidarietà con cui parlavo prima, noi abbiamo bisogno di un nuovo ecografo che ci può servire appunto per fare prevenzione e per inserire i PIC. Quindi dobbiamo sempre guardare avanti, perché la solidarietà è la risposta al richiamo della sofferenza. Io credo che una realtà come quella che viviamo qui oggi, un centro dell'ANT, quindi che rappresenta un'eccellenza nell'assistenza domiciliare a persone che vivono una condizione di malattia grave, spesso terminale, ci dice una cosa importantissima: che quando una persona è ammalata e magari anche la diagnosi è infausta, quindi insomma una malattia che può condurre nel tempo più o meno breve, più o meno lungo, anche alla morte, quello che davvero è essenziale, è importante, è dire alla persona che vive la malattia e ai suoi familiari la vicinanza con gesti concreti, fatta di cure mediche, sanitarie, specialistiche, ma fatta soprattutto di umanità, di presenza. Credo che la malattia è una fase così delicata della persona e questa fase così delicata la può affrontare se sa di non essere sola, se sa che c'è qualcuno che si prende cura di lui, di lei, e che questo prendersi cura non è vissuto come un peso, come un fastidio, cioè il malato deve potersi sentire davvero al centro dell'attenzione.